Buonasera a tutte e a tutti, siamo al terzo incontro del ciclo Fact Checking. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Carlo Greppi, che ringrazio per aver accettato l'invito di Arci Nazionale. E, Carlo Greppi, storico, classe 82, ci tengo a segnalarlo perché so che gli faccio una citazione. Di piacere, cioè l'anno del Mondiale, io me lo ricordo per quello, poi sei nato tu, quindi insomma anche due belle cose in un anno. Dottore di ricerca e studi storici all'Università di Torino, cofondatore dell'associazione DEINA, che tra il resto fa parte dell'Universo Arci e si occupa di viaggi di memoria rivolti specialmente ai giovani, e faccio riferimento in particolare al progetto Promemoria Auschwitz, che ogni anno porta in Polonia, dopo un percorso di formazione pre-viaggio, oltre 2.000 ragazzi da tutta Italia e al quale noi come comitati di Arci Bolzano e Arci del Trentino partecipiamo fin dall'inizio della fondazione di Deina. Ed è anche, lo cito perché è anche l'occasione nella quale ci siamo conosciuti durante alcune formazioni, quindi è un bel rivedersi, per cui ti ringrazio anche a livello personale di aver accettato questo invito. Carlo Greppi, tra il resto, è membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che coordina la rete degli istituti per la storia e la resistenza dell'età contemporanea italiana. È stato collaboratore di Rai Storia, ma l'attivo numerose pubblicazioni come Uomini in Grigio, L'età dei muri, Breve storia del nostro tempo, La storia ci salverà, Una dichiarazione d'amore, 25 aprile del 45, e per Editori La Terza è il curatore di questa collana di cui abbiamo presentato tre dei quattro volumi usciti, incontrando nelle settimane passate Eric Gobetti con E allora le foibe e Chiara Colombini con Anche i partigiani però. Carlo Greppi, l'antifascismo non serve più a niente. Io partirei con una citazione dall'introduzione del tuo libro, che inizia così. È evidente che in Italia siamo all'apice di un processo che nell'ultimo quarto di secolo ha letteralmente annichilito la memoria della lotta di liberazione e il significato del 25 aprile. La memoria pubblica del fascismo non ha mai goduto di una salute migliore. E quella dell'antifascismo e della resistenza non è mai stata così alle corde a livello pubblico e istituzionale. Carlo, cosa è successo? Come siamo arrivati a questo punto? Domanda impegnativa, cercherò nel corso della nostra chiacchierata, anch'io Andrea ti ringrazio tanto, ringrazio Arci Nazionale e ricordo sì, con grande affetto il modo in cui ci siamo conosciuti e poi le cose che questo ha generato. Io in questa nostra conversazione cercherò di dare degli spunti più che delle vere e proprie risposte, nel senso che anche per rispetto nei confronti di chi ci ascolta, che comunque per sua natura è impegnato sui territori e appunto con Arci o comunque segue l'attività di Arci, credo che sia importante continuare a tenere sempre viva la riflessione e essere, come dire, sempre consumati anche dal dubbio. Allora, cosa è successo in questi anni? Provo a dire come la vedo io. In questi anni c'è stata un'offensiva, e per questi anni intendo gli ultimi almeno 40 anni, cioè da quando sono vivo io, c'è stata insomma, la nota offensiva anti-antifascista che appunto trova rinnovato vigore negli anni 80 quando inizia a convergere quella che tradizionalmente quel che in gergo chiamiamo la narrative neofascista, postfascista, inizia a contagiare la memoria grigia del paese, di chi era stato afascista, di chi era figlio, nipote di afascisti, di coloro i quali, coloro le quali si erano in qualche modo seduti, avevano anche approfittato della situazione, non avevano certamente avversato il fascismo. E questa offensiva che avete in parte già discusso anche con Chiara Colombini, che ha scritto un libro meraviglioso sulla memoria esistenziale, culmina negli ultimi 20 anni,
in quello che possiamo molto banalmente chiamare pansismo, che ha molti, molti emuli, figli e fratelli e cugini, cioè in questa vague che prende molto piede nel discorso pubblico, che ha molto successo anche a livello editoriale, a livello comunicativo, fammi dire, che fondamentalmente guarda sogghignando alla storia dell'antifascismo storico e ragion di più ai 20 mesi di resistenza armata, come Chiara ci insegna bene, il principale bersaglio è sempre la resistenza armata, non sono mai le altre forme di resistenza, come dire, complementari e necessarie come brodo di cultura perché la resistenza armata dei 20 mesi possa risultare vincente insieme ovviamente allo sforzo bellico degli alleati. Questa continua denigrazione delle traiettorie biografiche individuali e collettive dell'antifascismo storico e della resistenza arriva veramente al culmine nei mesi in cui io scrivevo questo, chiamiamolo pamphlet, chiamiamolo manifesto, anche di apertura della serie di fact-checking. Arriva al culmine in cui fondamentalmente tu non hai, non avevi e ancora non hai nessuno nel panorama politico italiano che si rifaccia esplicitamente a quell'eredità. Anzi, tu hai fondamentalmente, poi ognuno può avere le opinioni, ogni opinione è legittima, come dire, sulla lettura del panorama politico presente, però tu, come io scrivo anche nel libro, hai fondamentalmente la destra italiana che è ormai solo estrema destra, i due partiti che hanno cannibalizzato la destra italiana sono due partiti di estrema destra, e così li definiscono dall'estero, dal mondo anglosassone al mondo francofono, giustamente, far right, extreme droite, e tu hai un cosiddetto centrosinistra che fondamentalmente è un partito di centrodestra che è in fortissimo imbarazzo rispetto alla memoria dell'antifascismo, a quell'eredità, e la cosa che sconvolge, tu hai sottolineato una mia data di nascita che non è molto distante dalla tua, però che diciamo, se mi permetti, le nostre generazioni, è il fatto che la nostra democrazia, la nostra repubblica, nasceva su un grande patto di cittadinanza che derivava direttamente dall'unità antifascista. Nella quale io ci ho dedicato un altro libro, il 25 aprile 45, che tu hai citato, nella quale avevano trovato, come dire, l'unità d'azione nella concretezza e anche nella spinta ideale, fondamentalmente tutte le anime dell'antifascismo italiano che andavano, usando le categorie di oggi, dall'estrema sinistra al centrodestra, i liberali, i monarchici, i cattolici, che erano meno dei comunisti, erano meno degli azionisti, ma c'erano. E allora il fatto che nel volgere di 80 anni, che come dire, per la storia non è poi così tanto, non so, non è poco, ma non è poi così tanto, nel volgere di 80 anni, quell'esperienza lì che di fatto escludeva solo i fascisti e anche, come dire, piccole sacche di esperienze esistenziali che non si riconoscevano neanche nei CLN, però erano veramente numericamente poche. Si è arrivati a un totale ribaltamento di segno e ti dico, poi ti ridò la parola, però quando ne scrivevo, perché il libro esce a maggio del 2020, per cui quasi un anno fa, insomma 11 mesi fa, io ho visto sia in occasione del 25 aprile scorso e sia nei mesi successivi, complice anche, ho tutta una serie di esperienze che ho la fortuna di vivere in prima persona, cioè fact-checking su tutti, ma anche il sito che abbiamo fondato l'anno scorso, lastoriatutta.org, ma anche appunto una rinnovata voglia di fare veramente rete da parte dell'Istituto Nazionale Ferruccio Pari, ex Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione Nazionale in Italia, che appunto il 25 aprile scorso è riuscito a fare una celebrazione virtuale del 25 aprile, coinvolgendo decine e decine di istituti per davvero, per cui raccontando storie, condividendo materiali, fonti, testimonianze, narrazioni e tutto quanto. Io credo che anche da parte del terzo settore, penso Arci, penso in parte Ampi,
insomma, alle grandi organizzazioni che in qualche modo si rifanno a quella memoria storica, ci sia in questo momento in atto una controffensiva. Sono molto fiero, come dire, di essere parte di quel nucleo di storici, 40-50enni, diciamo, storici e storiche ovviamente, che sentono questa responsabilità. Fact-checking, come hai visto, parte, si allargherà nel tempo e nello spazio, però parte dal suo nucleo fondante, dunque antifascismo, confine orientale, resistenza, nation building, il libro di Francesco Filippi appena uscito, prima degli italiani, ragiona, come dire, in chiave antinazionalista, evidentemente. Parte da quel nucleo lì perché io credo che nel percepirsi sano di una comunità ci si debba per forza confrontare, senza prendersi per il culo, scusa il francesismo, su quegli anni fondanti della storia nazionale, che poi la storia nazionale è una convenzione, nel senso che è la storia umana, è insomma, una cosa su cui insisto tantissimo, però è anche legittimo che uno si riconosca innanzitutto, come dire, nel perimetro geografico in cui è nato e cresciuto, per poi allargare e restringere. Per cui credo, sono moderatamente ottimista rispetto a quello che scrivevo un annetto fa. Grazie Carlo per questa cornice. Io vorrei proprio partire a mettere sotto stress alcuni dei temi cardine che affronti nel tuo libro, in particolare quello della resistenza armata, perché effettivamente è uno di quei tasselli che si sta cercando di scardinare proprio per far crollare quel tipo di impianto che poi porta, come dire, all'Italia repubblicana, democratica. Che come giustamente dicevi te, anche con qualche differenza di decennio, perché ti contesto il fatto che sono poco più giovane di te, purtroppo non è così, insomma c'è qualche decennio insomma, di differenza. Però in Non apertura si del... vedono, non si vedono. vabbè. In apertura nell'introduzione del tuo libro, tu ti poni un interrogativo che io ho letto come un interrogativo guida al quale hai cercato di rispondere, no? Che è cosa ci ha lasciato l'antifascismo? E cerchi di sviluppare questa risposta o come dire, le tue posizioni, insomma, di rimettere in piedi un po' la solidità di questa narrativa, no? Per tornare a dare senso all'antifascismo, a tutto quello che ha rappresentato e dovrebbe rappresentare, in poco più di 130 pagine, dense, ma scorrevolissime, e in sei passaggi, capitoli, che sono un regime criminale, la clandestinità, la disobbedienza, la scelta delle armi, una guerra senza quartiere, l'unità antifascista. Io vorrei affrontarne un paio di questi passaggi che secondo me sono spettacolari e vorrei partire dal primo, ponendoti un interrogativo, un altro interrogativo. Come si fa oggi a richiamarsi al fascismo sapendo cos'è stato il fascismo? Un regime criminale, corrotto, nato in un contesto di violenza e che ha fatto della violenza uno strumento politico. Rivendicato ufficialmente, istituzionalmente, legalizzato, con spedizioni punitive, incendi, aggressioni, pestaggi, omicidi, eliminazione del dissenso, carcere, confine, guerre di aggressione e di sterminio, tribunali speciali. E tu parti proprio da questo, da questo biglietto da visita del fascismo. Cos'è stato dal punto di vista della violenza? Ma la tua domanda è centrale, visto che, come dire, ci siamo confrontati prima di questa diretta, ci eravamo detti appunto che avremmo voluto parlare anche proprio dell'operazione editoriale in sé, per cui poi a me, anche se appunto ho scritto tanti libri, mi imbarazza sempre un po' stare sul libro e mi piace sempre un po' allargare il discorso parlando anche di altri libri, di altre questioni. E per cui fammi dire che tutto il senso dell'operazione editoriale di fact-checking sta nella domanda che mi facevi, no? Come si fa a sostenere determinate posizioni? Allora, secondo me le risposte sono due, non c'è una terza via. Lo si fa o perché si sa o perché non si sa. Allora, o perché si sa cos'è stato il fascismo e ci si ispira a quell'esperienza storica e si vuole quel tipo di regime che glorifica la violenza, vive, si nutre di violenza, come
come dire, predica il dominio di chi è debole, di chi è ritenuto inferiore, di chi deve essere schiacciato, annientato e appunto schiavizzato, sfruttato, esterminato, oppure si ha in testa un'idea immaginaria, cioè appunto completamente slegata dalla realtà del fascismo. Io col mio libro, ma soprattutto con fact-checking, ho e abbiamo l'obiettivo di arrivare non a quelli che sanno, insomma, che hanno perfettamente idea, come dire, del mondo che vorrebbero vedere, ma di quelli che credono di sapere cosa è stato il fascismo all'acqua di rosa, appunto il famoso fascismo che ha fatto anche cose buone, per citare il libro di enorme meritatissimo successo dell'amico Francesco Filippi, e di arrivare appunto a quel senso comune non documentato, non approfondito, ma anche per ragioni comprensibili e legittime, cioè perché la gente non è che c'ha il tempo che abbiamo noi di stare a studiare, approfondire, e per cui questi libri, tu insistevi anche sulla lunghezza, giustamente, sono libri agili, si spera, perché in un paio d'ore uno si possa fare un'idea molto precisa, aggiornata, documentata su quel segmento della conoscenza umana, della conoscenza storica. E allora io tutto questo aspetto diciamo, del rimosso della storia del fascismo, poi il rimosso si fa per dire, sai che gli storici arrivano, molti storici ovviamente, arrivano sempre a dire, ma queste cose si sanno, sì, ma chi è che le sa? Cioè, poi sempre certo che la storia coloniale noi la conosciamo, cioè coloniale imperiale dell'Italia liberale, poi fascista, certo che la conosciamo, certo che conosciamo l'occupazione, poi con te parlo, che sei un grande esperto di Jugoslavia, l'occupazione nazifascista della Jugoslavia, certo che conosciamo l'occupazione della Grecia, certo che conosciamo la storia dell'operazione Barbarossa, cioè, e la Francia, l'Albania, e la Libia. Però quanto poi queste cose, come dire, transitano nel senso comune? Purtroppo molto poco, molto poco. E allora il fatto che il fascismo, per stare sulla tua domanda, sia stato primo un movimento, poi un regime e poi appunto un'ultima feroce esperienza e poi una memoria che è strutturata completamente sull'idea dell'annientamento dell'altro, è strutturata integralmente, convintamente sull'idea che la guerra e il dominio siano necessari, legittimi appunto da glorificare, mi ripeto, e non è abbastanza presente nel senso comune. Il fascismo è sempre in guerra, prima con la cosiddetta riconquista della Libia, e poi con la Spagna, poi con l'Etiopia, e poi con l'Albania, poi con la guerra mondiale. Cioè non c'è un momento, ci sono dei momenti, come dire, di pausa, però non c'è un momento in cui il fascismo non sta preparando o non è in guerra. E peraltro, che guerra, ragazzi! Per non parlare, cioè, che guerra, nel senso che sono dei prodromi del buco nero in cui finisce l'Europa tra il 39 e il 45, per poi parlare di quelle che accadono tra il 39 e il 45, per non parlare della violenza che scatena internamente la società, cioè. Per dire in una parola, il fascismo de delle origini semina disordine per poi dire riporteremo l'ordine e allearsi con le classi dirigenti e con la borghesia e tutto quanto ci pensiamo noi. E poi non lesina appunto omicidi mirati, pestaggi, persecuzione ovunque, anche all'estero, dei suoi oppositori. Cioè, come giustamente citato, il mio primo capitolo si intitola Un regime criminale, per fugare ogni dubbio, non esiste il fascismo buono che hanno provato a raccontarci. Io, come sicuramente sai, ho anche scritto un articolo per Jacobin, che io dico Jacobin, Italia, intitolato Il fascismo immaginario di Bruno Vespa, in cui mi sono sorbito l'ultimo libro di Bruno Vespa, che racconta un fascismo che non esiste, che è solo nella sua testa, peraltro in totale malafede. Totale malafede, evidentemente, perché stando alla bibliografia che dichiara di aver almeno visto, cioè nel senso lì dentro potenzialmente poteva anche trovare, non dico tutto, ma molto, ma non lo vuole vedere, cioè c'è un continuo occhieggiare a quella pancia grigia, grigio-nero, grigio-scuro dell'Italia, a dire dai, alla fine cos'era il fascismo? Un padre severo, che ogni tanto dava due sberle ai figli, due sberle alla moglie, eccetera, eccetera. Chi di noi non è così?
Ma noi non vogliamo essere così. Noi non vogliamo che la storia d'Italia sia quella roba lì, cioè lo è stato, ma la rinneghiamo. Noi non vogliamo che il futuro di questa comunità sia quella roba lì. A noi quella roba lì fa schifo. Scusa se mi infiammo, però cioè, so che siamo d'accordo, però queste robe vanno dette. Non bisogna nascondersi dietro una presunta oggettività dello storico che sta lì e, come dire, a mettere le notine a piedi pagina. Cioè, il mestiere che facciamo lo facciamo anche per delle ragioni ben precise. Così, insomma, questa è la mia posizione. Questo accento che hai messo in questa ultima cosa che hai detto, mi fa ricollegare a una citazione che fai nel tuo libro di Ferruccio Parri, e penso che sia significativa, per porti la seconda questione che volevo affrontare con te. E, nel libro scrivi, che Parri aveva imparato, per aver subito la repressione, il carcere, come antifascista, che contro il fascismo non si combatteva più, non si poteva più combattere sulla base del diritto formale precedente, occorreva una soluzione diversa. In un contesto difficilissimo, visto che il regime fascista alla metà degli anni 30, dopo aver penetrato e regimentato ogni settore della società italiana, era arrivato convenzionalmente, insomma, all'apice del consenso, eliminando fisicamente tanti degli antifascisti di primo piano, no? Gramsci, Fratelli Rosselli, eccetera. E questo è il tema che ti volevo porre, è che è il tema della disobbedienza, che poi è un tema che viene anche stressato durante le formazioni e il viaggio di promemoria Auschwitz, ma viene posto sul tavolo come riflessione. E tu lo affronti nel tuo terzo capitolo, con una premessa, una fotografia che ho trovato geniale. E che secondo me rappresenta in maniera incredibile, quella realtà lì, quel contesto lì. Tu dici, ti cito proprio, l'8 settembre del 43 la patria morì. Morì l'idea di patria che il fascismo aveva traghettato per oltre 20 anni, e il suo cadavere puzzava di cadavere altrui, di quelli che aveva annientato con i suoi sicari e con le truppe di occupazione, in Africa, in Spagna, in Albania, in Francia, in Jugoslavia, in Grecia, in Unione Sovietica, e ovunque la guerra fascista fosse arrivata a massacrare. Sono due questioni qua, la questione generazionale rispetto alla disobbedienza, stiamo parlando di una generazione che era cresciuta nel fascismo, e poi la necessità sostanzialmente di dare una coscienza politica a quella disobbedienza lì, e te l'espressi in maniera fenomenale, secondo me, in questo terzo passaggio del tuo libro. Ma guarda, ti ringrazio tanto per averlo citato perché mi fa molto piacere appunto rimarcare quel punto, perché poi ci sono presunti illustri commentatori che si riempiono la bocca di commenti piuttosto superflui e che passeranno inosservati, come dire, agli occhi degli storici del futuro. Ma chi ha orecchie per intendere, intende. No, perché poi secondo me non merita neanche nominarvi. Ma guarda, ho preso in mano la tua sollecitazione, mi porta a questo libro che ho letto ultimamente, Berlino, Ultimo Atto, di Heinz Rein, che è un libro scritto in realtà nell'immediato dopoguerra, poi rivisto negli anni Ottanta, che adesso ha avuto una seconda vita, sia in Germania sia in Italia. In cui adesso magari mentre parlo cerco, perché io poi mi schedo, mi ha insegnato il grande amico Luca Rastello a schedare i libri così, me li schedo sempre nelle prime pagine. È la storia di questo disertore tedesco che torna a Berlino e ovviamente si deve nascondere e intercetta questa rete di vecchi antinazisti. E che in qualche modo lo aiutano a capire cosa ha fatto, perché l'ha fatto, insomma, gli fanno un po' da padri adottivi. E lui, non solo lui, ma poi nel corso della narrazione, un libro di 900 pagine, se non sbaglio, straordinario, bellissimo, incontra altri come lui, che non sanno che cos'è la libertà. Non sanno proprio cos'è la libertà, perché sono cresciuti totalmente imbevuti della propaganda e nelle istituzioni della Germania nazista, che no, notiamo bene dura solo 12 anni, mentre in Italia il fascismo dura di più,
che devono imparare che cosa vogliono. Ho registrato di recente un'intervista con Simona Colarizzi e Luciano Canfor che andrà in onda il 25 aprile. Simona Colarizzi, insomma, una grande storica del Novecento, ha detto una cosa che mi ha colpito moltissimo, la sentirete se poi troverete questa nostra conversazione, che la libertà è un istinto, prima ancora che. Ed è sicuramente vero, in effetti non avrei saputo dire in maniera così limpida e semplice, la libertà è soprattutto un istinto e questo ci spiega come poi nella resistenza, come giustamente tu accennavi, la stragrande maggioranza di quelli che prendono le armi e combattono contro i nazisti e i fascisti di Salò sono i renitenti, sono dei disobbedienti fondamentalmente che non accettano appunto i bandi di Salò e per istinto fondamentalmente si danno la macchia e talvolta, a volte spesso, insomma dipende dai periodi e dalle zone, tutto quanto questo coincide con il darsi letteralmente la macchia, cioè unirsi al partigianato che infatti si gonfia spesso in occasione proprio dei bandi graziani e dei bandi di Salò. E questo secondo me è un grande messaggio, cioè, ed è veramente convergente quello che accade appunto per esempio nell'Italia dell'ultimo fascismo, nell'Italia della guerra civile, della guerra di liberazione, in cui i vecchi antifascisti che tu citavi prima, quelli che non sono stati nel frattempo ammazzati, per esempio Rosselli, formano, insegnano ai ragazzi che potrebbero essere loro figli, in alcuni casi persino loro nipoti, che cos'è la libertà per la quale loro hanno combattuto, si sono fatti 8-10 anni di galera, di confino, di esilio, di clandestinità e sono cresciuti nel sacrificio, nell'idea che quel mondo sarebbe arrivato. Guarda, c'ho qua le lettere della Resistenza europea, c'è un passaggio stupendo, scusa se lo cerco al volo in diretta. Avrei tanto voluto vedere i tempi nuovi, è duro doversene andare così poco tempo prima, addio a tutti, eccetera, eccetera. Se potessi esprimere un desiderio, vi pregherei di cantare Cantami una canzone che debbo partire. Qua, è una sarta tedesca, Käthe Niederkirchner, spero di pronunciarla bene, entrata nell'organizzazione giovanile del movimento operaio e poi assassinata. Direi a Ravensburg, scusate, lo sto guardando in diretta. Tra l'altro, moltissimi dei resistenti tedeschi vengono decapitati, che è un'immagine particolarmente agghiacciante. Cioè, questa cosa di avrei voluto vedere il mondo nuovo. Io ho lottato per 10, 12, 20 anni per quel mondo nuovo lì. Tu inizi solo a intuire che ti manca qualcosa, che c'è una libertà che non c'è. E io provo a insegnarti che cos'è. E secondo me il messaggio è bellissimo, come dici tu giustamente, ti ridò la parola, quello del saper disobbedire anche istintivamente e poi capire perché si è disobbedito, capire dopo perché stiamo lottando. Sempre, come dire, con un'apertura al dubbio, al confronto. Io tra le esperienze più belle della storia appunto resistenziale ci sono tutte quelle dei commissari politici. Cioè di questi appunto vecchi antifascisti o antifascisti intermedi, scusate l'immagine un po' inventata sul momento, cioè di generazione un po' a metà, che stanno lì per insegnare soprattutto ai giovani perché combattono. E sta roba trovo che sia una figata, cioè e si nutrono di confronto, sai che tutte le formazioni fondamentalmente erano connotate, erano Lega Garibaldi e il Partito d'Azione, eccetera. Però c'era sempre spazio, insomma, più delle volte spazio anche per altre anime, c'era sempre spazio per il confronto, c'era molto, come dire, permeabilità tra le formazioni e all'interno delle formazioni, e questa cosa io la trovo semplicemente commovente. C'è proprio una cosa che poi si è molto persa nella Repubblica dei Partiti, ma quella è un'altra storia. La scintilla che hai lanciato non aveva mai conosciuto la libertà e della necessità come dire, non della necessità, forse di trovarsi nella situazione di dover imparare a disobbedire. Mi ha fatto venire in mente l'antifascismo spontaneo, insomma, che è rappresentato poi dai fratelli Cervi che
non partono comunisti, poi trovano casa, diciamo, nella Stella Rossa, ma partono proprio per reazione spontanea, ritengono ingiusta quella cosa lì, apoliticamente, poi dopo entrano, insomma, nell'orbita della Stella Rossa, sostanzialmente. E mi hai fatto venire in mente un'altra citazione che ho trovato nel tuo libro, particolarmente significativa perché dà un'idea di dinamica, no? Che è un pezzettino di Vittorio Foa che citi nel tuo libro e che dice: "Noi antifascisti attivi eravamo incredibilmente pochi." E lo scrive ricordando il periodo precedente all'8 settembre 43. Che poi tu determini come una data fondamentale, no? Proprio la data che cambia la dinamica, no? Però questa frase di Vittorio Foa mi fa venire in mente un'altra resistenza, la resistenza in Bosnia-Erzegovina, in particolare a Tuzla l'abbiamo trovata, una targa dedicata a dei gruppi di resistenti. La città di Tuzla ha resistito anche 44 mesi all'assedio come Sarajevo, che dice: "Eravamo pochi, ma abbastanza, la Bosnia esiste ancora." Questo è un concetto bellissimo, pochi ma abbastanza. E questo mi consente di introdurre il terzo capitolo che volevo aprire con te, che te affronti appunto nel passaggio la scelta delle armi, chi spara. Com'è andata realmente? Come sta la questione rispetto a questo tema? Ma partirei dalla storia della memoria, nel senso come sta realmente la questione, no, non lo si sa più tanto bene, ecco. Ovviamente parlo sempre del senso comune e non della comunità degli storici, va sempre specificato perché poi è un attimo. Non lo si sa più tanto bene perché proprio diciamo, fondamentalmente in corrispondenza con quell'offensiva antifascista di cui parlavamo prima. Quello che è successo è che la memoria antifascista spesso, troppo spesso, sulla difensiva, cosa ha fatto? Anche complice del tutto involontaria una nuova stagione di studi, perché poi è un po' il gatto che si morde la coda, se mi permetti l'espressione molto colloquiale, una stagione di studi che voleva giustamente, legittimamente e con molto senso, no? Scoprire o riscoprire o valorizzare tutte le forme di resistenza non armata, su tutta la resistenza civile, ma c'è addirittura la resistenza non violenta e sono tante altre forme, penso agli IMI per il caso italiano, per fare l'esempio che tutti conoscono. Questo voler riscoprire e questo parallelamente volersi difendere dall'accusa di essere stato un movimento sanguinario, insomma, le cose che avete già discusso con Chiara Colombini, chi non l'avesse visto, invito a recuperarsi il video dell'incontro precedente, ha completamente svuotato di concretezza quello che la resistenza italiana è stata, cioè un movimento di guerriglia fondamentalmente. Poi ci sono state anche delle battaglie campali, cioè, c'era ovviamente, scusate, io faccio sempre vedere libri perché ce li ho qua, sono le cose su cui lavoriamo, sono le storie di Gap, di Santopelli, c'era tutta anche la resistenza urbana, e c'erano tante esperienze che, come dire, la parola guerriglia forse limiterebbe il panorama completo. Poi sapete che vedete qua c'ho Ernesto che veglia su di me, però fondamentalmente era una guerra di guerriglia dietro le linee, a ridosso delle linee, nell'Italia occupata, nelle zone annesse. Insomma, credo che tu mi parli, Andrea, da una zona che tecnicamente era stata annessa, a meno che tu non sia altrove, e per cui questa cosa va rifocalizzata, nel senso sono fondamentali le storie delle altre resistenze, ripeto, quello è stato il brodo in cui ha potuto fiorire in molte regioni, nella maggior parte delle regioni, soprattutto nelle regioni che hanno trainato poi la resistenza italiana, penso al Piemonte, penso all'Emilia-Romagna, penso tutta la fascia costiera, diciamo che va dalla Toscana su fino alla Spezia. Insomma, ci sono state proprio delle sacche di resistenza anche con dei numeri impressionanti di combattenti, però
Però, appunto, uso la parola combattenti non a caso, non possiamo dimenticare, non è più legittimo, come dire, sottovalutare, per quanto sia, appunto, credo che sia il capitolo mio più lungo del libro, il tema della violenza giusta, perché non è una cosa da prendere sotto gamba, stiamo scherzando, c'è un tema piuttosto incandescente, però non possiamo dimenticare che si era in guerra. Che c'era da uccidere, c'era da morire, perché se no non stai facendo la storia, ma stai raccontando delle favole edulcorate, che, come dire, favorevolissimo alle favole, però non stai facendo la storia. E io credo che lì sia un po' il nucleo del discorso. Per quello, anche confrontandomi con Chiara Colombini, perché lavoravamo, lei è uscita poi dopo, però, come dire, c'è stata una sorta anche di sovrapposizione. Io le dicevo in corso d'opera, io userò tanto la letteratura, perché c'è Calvino, perché c'è Fenoglio, perché c'è Meneghello, perché c'è Vittorini, cioè c'è tutto un discorso che fin da subito, fin dal 45, è molto chiaro a chi la Resistenza l'aveva vissuta dall'interno e ne era poi diventato un cantore, tra l'altro fondamentalmente mai retorici, mai, come dire, naif, cioè sempre molto profondi quei testi che hanno vita immortale, non so come dire, le leggi oggi sembrano scritte ieri. Era molto chiaro a tutti loro che la resistenza era stata innanzitutto la scelta della violenza giusta per contrapporsi alla violenza dell'altro, per liberarsi di quel regno della violenza di cui parlavamo prima, no? E poi il fatto che da quando memoria io, negli ultimi 30-40 anni, questa cosa qua sia stata talmente anacquata da rasentare spesso ridicolo, e ti ridò la parola, cioè io ti garantisco che venendo da una regione partigiana, era la Vandea partigiana il Piemonte per Mussolini, non ricordo una volta in cui un ex partigiano abbia raccontato pubblicamente di aver, non dico ucciso, ma sparato. Poi, nel senso, non è che voglio, non è nessun tipo di giudizio, è semplicemente un'analisi della situazione, dello stato di salute della memoria pubblica. Io lo capisco umanamente l'ottantenne, l'85enne, il novantenne che a raccontare la sua esperienza resistenziale nel 90, nel 2000, nel 2010, bypassi, eviti, come dire, sorvoli elegantemente la questione della guerra. Però sta raccontando una cosa che è successa a metà. Cioè, ha dimenticato, non ha voluto, per ragioni umanamente comprensibili, raccontare poi quello che la guerra era. E allora lì fa buon gioco, e chiudo veramente, fa buon gioco tutto il discorso anti-antifascista, antiresistenziale, perché se tu sei così in imbarazzo a parlare di violenza giusta, è chiaro che non c'è manco più la porta, non è che gli lasci spalancata, proprio manco c'è più. Perché non appena si parla di violenza, tu alzi le mani e dici no, la violenza è sbagliata per principio. Vallo a dire a un ragazzo che vede il suo compagno di classe che mena un diversamente abile per le scale, che la violenza è giusta per principio. Cosa fai? Non lo difendi? Perché Questo poi sai che lavoriamo tanto con i ragazzi, no? Poi ci sono delle questioni anche molto, come dire, comparabili nel piccolo, no? sì, questo è un tema con cui ci confrontiamo anche con i viaggi che si fanno in Bosnia, no? La rilettura per cercare di relativizzare tutto, no? Visto che c'è stato un livello di violenza diffusissimo. Vittime da tutte le parti, allora quasi come bocce ferme, pari patta, e si relativizzano tutte le dinamiche. Però le cose che hai detto mi danno un assist per farti una domanda che ci arriva sui social e sui gruppi e che è tratta, penso, da una citazione, sì, sicuro, perché me la ricordo del tuo libro, e chiedono perché possiamo definire radicalmente diversa, come scrivi nel tuo libro, la violenza dei partigiani da quella dei fascisti. Ma guarda, visto il vantaggio di fare le cose, come dire, davanti al computer, è che possiamo anche
fare le citazioni esatte, perché siamo davanti al computer, per appunto. Io mi aggrappo a Pavone, e che ovviamente non trovo qua al volo, per cui citerò a memoria. Cioè, Claudio Pavone, autore forse della più grande storia della Resistenza, che è Una guerra civile, saggio storico sulla moralità della Resistenza, che ormai ha 30 anni, però vi garantisco che l'ho riletto tutto appunto in occasione della scrittura di questo mio libro, è di una freschezza, di una lucidità, di una profondità. Chiaramente alcune questioni sono state poi aggiornate nella storiografia, però rimane un pilastro senza senso. Lui dice che, sapete che Pavone era un grande storico e un grande archivista, conosceva perfettamente tutta la ragnatela degli archivi resistenziali sparsi sulla penisola italiana. Lui dice che la violenza partigiana era fondamentalmente una violenza difensiva, che si voleva contrapporre alla violenza dell'alto, cioè rientrava in senso lato nella categoria infatti ho fatto l'esempio molto molto pop, però del bullo, del sopruso, della quotidianità, rientra nella categoria della legittima difesa. Se in un contesto di violenza, conclamata e di guerra, e l'unico modo per liberarti di quella cosa lì è prendere le armi. Puoi anche decidere di nasconderti e aspettare che passi la bufera, e ripeto, chi sono io per giudicare, nato nel 1982, scherziamo, lungi da me. Cioè, ho i miei valori ai quali cerco di essere fedele e coerente, però non ho vissuto quel mondo lì, per cui non ho idea di come mi sarei comportato in effetti io, con i miei affetti, insomma, con tutte le questioni che sappiamo. Dopodiché, cioè, quella guerra, quel mondo lì, quella guerra era stata scatenata dai fascismi, quel mondo lì era stato appunto immaginato e inseguito dai fascismi, in particolare dal nazismo tedesco e dal fascismo italiano, e c'era un solo modo per sconfiggerlo, cioè sconfiggerlo militarmente. Poi nel concreto, la cosa che scrivo in un paio di righe che ritengo centrali di questo mio piccolo lavoro è che la resistenza non faceva stragi di civili, la resistenza non colpiva la popolazione civile, la resistenza colpiva i nemici, cioè i nazisti e i fascisti. Peraltro c'è tutto un ampio discorso sulla giustizia partigiana, per esempio tendenzialmente le SS venivano giustiziate sul posto, quelli, i fascisti che erano ritenuti responsabili di crimini contro la popolazione venivano giustiziati immediatamente. Tutti quelli che erano ritenuti arruolati fondamentalmente senza particolari convinzioni erano addirittura liberati spesso, o comunque non erano giustiziati, e a volte questo era un errore, perché poi loro tornavano a guidare rastrellamenti. La storia di Artum ce lo insegna su tutte. Per cui il fatto che invece i nazifascisti si macchino di una serie di crimini atroci contro migliaia e migliaia e migliaia di civili su tutta la penisola continuamente, non solo nella ritirata, ma al punto da in alcune fasi individuare tutta la popolazione italiana come nemica per il solo fatto di esistere, donne, bambini, vecchi, tutto quanto, questa, come dire, credo che sia un flash, no? Che ci mostra nitidamente come stiamo parlando di due violenze completamente diverse l'una dall'altra. Poi con Chiara ne avete parlato, insomma, lo dico molto rapidamente, però su questi due aspetti, cioè violenza difensiva e violenza mirata contro un nemico ideologico, invece violenza indiscriminata contro tutti, perché tutti ti sono nemici, come dire, smistano piuttosto facilmente la questione. Un'ultima cosa, ma vi invito a leggere il libro di Chiara: le eccezioni non fanno la regola. Se ci sono dei regolamenti di conti anche interni alla Resistenza, se ci sono dei fatti, dei singoli episodi di atrocità anche commessi da partigiani in nome della Resistenza, ma che spesso erano fondamentalmente dei criminali che come dire, stavano in quella scia, questo, come dire, non toglie nulla al quadro d'insieme, perché, ripeto, per il nazifascismo questa era la regola. Facevano così ovunque, in tutti i fronti, in tutti i paesi occupati, Italia compresa.
peraltro in caso italiano, come in tutti i casi di collaborazionisti europei, anche contro i propri stessi connazionali, come ovvio, perché loro che, come dire, si riempivano la bocca di nazionalismo, poi non avevano nessun problema a fare stragi di civili all'interno del loro stesso territorio. E questa cosa, come dire, è del tutto dirimente, spazza via ogni sì, ma, però, anche i partigiani, eccetera, eccetera. Grazie Carlo. Un'altra domanda che penso che sia in continuità con quello che hai detto è sul tema del giudizio, no? Che forse è collegato anche al fatto del leggere col senso comune di 50, 60, 70 anni dopo degli avvenimenti avvenuti appunto prima in dei contesti completamente diversi, no? Rispetto al nostro, proprio anche valoriali diversi, no? E la domanda è sulla distorsione prospettica della storia e il rischio di farci ingannare dal senno del poi per dare un giudizio. Ha influito secondo te questo sul cambiamento di valore morale rispetto a che cosa è stata appunto la resistenza armata? Ma guarda, sempre perché mi piace citare libri che ho sotto mano, dammi proprio solo un secondo. Ho in mano un libro del 1945, come si può vedere, cioè, come dire, contestuale ai fatti. Sono le memorie di Roberto Battaglia, un uomo, un partigiano, uscite immediatamente dopo la guerra. Lui che poi sarà il primo grande e per molti anni insuperato storico della resistenza italiana, che dice, riferendosi alla sua esperienza di commissario politico, dice: se doveste chiedere ai combattenti che ho conosciuto io perché hanno combattuto, e cito, nessuno quasi affermerà che l'ha fatto per amor di patria. E poi poco oltre dice: quel riserbo sui motivi di carattere nazionale non era simulato, ma corrispondeva a un'indiscutibile realtà del loro stato d'animo. L'idea patriottica arrivava soltanto di regola ai limiti del proprio paese o della propria regione, e anche in tale senso era maturata più tardi nella vita comune, non al primo stadio di un'adesione singola. L'impulso di mettersi fuori legge per farla finita con un vecchio mondo che era crollato, stava crollando intorno a noi, il desiderio nel tempo stesso di ricostruirne uno nuovo. Questo è il senso della lotta, secondo Battaglia, nel 45. Non è che l'ha scritto poi nel 2010. Faccio per dire, insomma, accetto assolutamente la tua provocazione che mi fa pensare ai dibattiti su Montanelli e via dicendo, e dalla vostra provocazione, ovviamente, quella che hai riportato tu, però, come dire, ci tengo a stare sul punto. Cioè, un tema a me, come sai, molto caro, quello per dirle una parola, dell'internazionalismo. Cioè, è vero che molte persone in quel tempo, cioè nel cuore del Novecento, erano completamente inquinate dal nation building, dal discorso sullo Stato-nazione, insomma, dal senso di appartenenza a una comunità nazionale, in Italia, in Germania, in Francia, cioè un po' ovunque, sicuramente in Europa e non solo. Ma è anche vero che c'era una vasta minoranza che, come dire, non era minimamente toccata da quel tipo di discorsi lì, che credeva, appunto, proletari di tutto il mondo, unitevi, siamo in ambiente arci, lo posso dire, però, che non è uno slogan novecentesco, è ottocentesco, però che credeva veramente che la questione non fosse, come dire, circoscrivibile all'interno di una brutale lotta per la sopravvivenza tra stati e nazioni che erano del tutto frutto delle contingenze storiche, ma credeva che ci fosse un discorso transnazionale, oppressori oppressi, regimi criminali e voglia di democrazia o di socialismo, poi sono varie venature in ogni discorso,
su questo la guerra di Spagna, con tutti i drammi intestini che ha avuto, che non è che vanno circumnavigati assolutamente, ne era stata un prodromo straordinario. Cioè, in Spagna andarono da tutto il mondo a combattere contro i fascismi. C'erano le brigate internazionali, poi c'è stato, ripeto, con Barcellona 37 c'è stata una terrificante resa dei conti della quale mi vergogno io adesso per loro, non so come dire, cioè, nel senso, è una cosa che grida vendetta. Però anche lì, vogliamo parlare del patto Ribbentrop-Molotov? Certo che vogliamo parlare, cioè, l'Unione Sovietica ha tradito, che già aveva tradito tutte le sue promesse, ma come dire, in maniera eclatante tradito tutte le speranze di milioni di persone che pensavano quello fosse baluardo contro l'affermarsi dei fascismi. Non a caso il 41 con l'operazione Barbarossa, quando la Germania nazista tradisce a sua volta l'Unione Sovietica e la invade, è il definitivo rinsaldamento, l'ultimo, solo per pochi anni. Rinsaldarsi di chi voleva, come dire, degli ultras, diremmo oggi, della democrazia, degli ultras del socialismo, che si rendono conto che hanno un comune nemico e che quella strana alleanza che in Italia si manifesta appunto nel CLN Alta Italia, nei CLN e Corpo Volontario di Libertà, diventa a livello, diciamo, geopolitico la grande alleanza tra alleati occidentali e Unione Sovietica. Io questo tipo di esperienza qua, che è ovviamente contingente dovuto a quello che accade, la sottolineerei sempre perché non erano tutti fascisti, non erano tutti nazionalisti, c'erano milioni di persone, c'erano stati addirittura, che questa logica la rifiutavano completamente, ognuno per le sue ragioni. Poi sappiamo quanto sono state pavide Francia e Inghilterra negli anni precedenti, sappiamo quanto è stata doppia, ambigua e schifosamente opportunista l'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Però a un certo punto non possiamo neanche, come dire, perderci da un lato nelle grandi dinamiche geopolitiche e dall'altro nei singoli percorsi biografici. Dobbiamo cercare di far stare insieme le due cose. Un esempio che faccio sempre, perché è molto semplice da fare, è Elio Barontini. Che non solo combatté il fascismo ovunque possibile, ma arrivò addirittura in Etiopia, cioè nel senso, in Africa orientale, a organizzare la resistenza contro il fascismo. Non erano tutti colonialisti, assolutamente, non erano tutti, come dire, viscidi ragazzini con la fame di sesso, che ragazzini, giovani uomini che erano disposti a usare violenza contro delle minorenni del posto, cioè, nel senso, visto che ho citato prima Montanelli, sì, bisogna contestualizzare, ma contestualizzare non vuol dire giustificare, soprattutto non vuol dire dimenticare che quella è una piccola parte, o una grande parte, o comunque una parte di un discorso molto più ampio. Vedo che c'è anche una Sì, domanda. infatti io volevo invitare il pubblico a prenderlo, il tuo libro, L'antifascismo non serve più a niente, perché oltre ai flash che ci hai dato, ci sono dei passaggi secondo me fondamentali, tipo proprio quello che spiega il cambiamento di dinamica dell'8 settembre, che ho trovato esposto in maniera incredibilmente chiara, lineare. Illuminante, direi. E, sì, ci sono un paio di considerazioni. Allora, Marzia di Arcivaldarno dice che riflettevano stamattina proprio sul concetto di memoria che cura la riflessione storica quasi come una terapia di comunità che ci aiuta a elaborare e dare un senso. Fai complimenti all'iniziativa, però sì, il tema è la memoria che cura, no? La riflessione storica come una terapia di comunità allargata, forse potrebbe essere un po' il senso anche dell'operazione editoriale complessiva che state facendo. Però quello lo vorrei prendere come domanda conclusiva, perché ce n'è una più sul micro, no? Giacomo che dice: faccio la parte del bastian contrario. Tu, Carlo, hai detto che la resistenza non eliminava i civili. I fascisti tirerebbero subito fuori i fratelli Govoni, dei quali solo due dicono che erano militari della RSI.
Ma se volete, visto che avete fatto l'incontro anche con Eric, dico, e allora Norma Cossetto? Cioè, nel senso, nel caso specifico si tratta addirittura di una storia post-bellica, sebbene immediatamente gli storici parlano di violenza inerziale, cioè parliamo di resa dei conti, parliamo, chiamiamola come vogliamo, ma insomma è ampiamente documentato a livello locale e generale come questa sia il frutto non di 20 mesi e non tantomeno delle poche settimane che precedono la liberazione, ma spesso di 20 anni. Adesso io poi la vicenda locale non la conosco così nello specifico, so che è a maggio ed è 45, e appunto quella che viene chiamata la resa dei conti arriva sicuramente a colpire famiglie, insomma, reti amicali, insomma, tutto quello che era poi un po' il substrato, come dire, il tessuto sociale su cui il fascismo ha campato 20 anni. Dico allora Norma Cossetto per evidenti ragioni, nel senso che ovviamente al di là di tutte le questioni specifiche e se certificate ovviamente terrificanti della vicenda in sé. La cosa che si dimentica ovviamente da parte del neofascista e di tutti coloro che ne sono stati contagiati è che Norma Cossetto era fascista. Giustifica la violenza sulle donne mai e poi mai e poi mai e poi mai. Cioè, questa cosa va condannata sempre in ogni contesto e tutto quanto. Aiuta a spiegare la resa dei conti? Certo che sì. Certo che sì, mica gli ha prescritto il medico di essere fascista. Cioè, nel senso, stare dalla parte di quel regime per 20 anni, insomma, chi più chi meno, in base all'età anagrafica che ognuno aveva, ovviamente, o comunque stare in una famiglia convintamente fascista che aveva proliferato, che aveva partecipato a soprusi, eccetera, eccetera, durante il regime, significava, come era ovvio che sarebbe stato, quando semmai sarebbe arrivato il momento in cui doverla pagare. Io sono un sincero democratico, chi mi conosce lo sa, per cui penso che sarebbe stato nel mondo perfetto, come dire, retrospettivo che vedo io, tutti avrebbero dovuto essere processati con un giusto processo, tutti avrebbero dovuto essere, ogni situazione avrebbe dovuto essere valutata caso per caso. Sappiamo benissimo da tutte le testimonianze in presa diretta, esposta e tutto quanto, che in molte situazioni si è detto facciamo tutto quello che è possibile finché possiamo farlo, perché poi succederà quello che succede sempre, cioè ci sarà un grande velo di oblio, una grande, come dire, ma sì, andiamo avanti, e per cui i regolamenti di conti, soprattutto quelli inerziali, insomma, di fine aprile, inizio maggio, insomma, consideriamo tutto maggio, arrivano a colpire, sì, anche persone che magari non avevano responsabilità dirette. Io parlavo per Giacomo, parlavo proprio nello specifico dei 20 mesi, diciamo 8 settembre, 25 aprile, nel senso che e qualunque fascio mi potrà sempre tirare fuori un caso specifico in cui tre partigiani sono andati e hanno ucciso una famiglia, cioè, nel senso, sono sicuro che ci saranno anche alcuni episodi così, ma nel contesto generale stiamo parlando appunto di una sistematicità continua ovunque dei nazifascisti e di una sistematicità al contrario che proprio spicca per dissonanza totale da parte invece della resistenza armata, con appunto tutte le eccezioni che non faranno mai la regola. Grazie Carlo. E, mi ricollegherei appunto alla sollecitazione di Marzia di Arcivaldarno sull'operazione, diciamo, di memoria che cura, no? Io la intendo anche rispetto alle narrative tossiche che sono sostanzialmente il terreno sul quale avete voluto combattere questa battaglia, questa iniziativa culturale. Della collana, appunto, fact checking di La Terza, del quale sei curatore.
Insomma, siete già alla quarta uscita, terza già, come dire, avviata, quarta appena uscita, il nuovo libro di Francesco Filippi, prima gli italiani, però sì, ma quali? Dopo tre uscite, non so, io penso qualche migliaio di incontri pubblici, presentazioni. Dai piccoli circoli a grande platea di istituti storici importanti, eccetera, uscite sui media mainstream nazionali, perché sia Eric che tu, che Chiara Colombini, insomma, hanno avuto l'attenzione della stampa, dei media nazionali. Qual è lo stato dell'arte, una tua valutazione, rispetto ai primi effetti, insomma, che hai notato di questa operazione editoriale culturale? Si è visto degli spostamenti nella discussione e nel dibattito pubblico che avete movimentato in maniera molto forte. Allora, ti ringrazio per la domanda, sai che tengo tantissimo a questa esperienza, sono molto onorato tra l'altro di dirigerla. Allora, partiamo, vado per cerchi concentrici, sul versante proprio individuale, perché mi preme ringraziare subito gli autori presenti e gli autori futuri di fact-checking, nel senso che noi abbiamo una chat in cui abbiamo una discussione, secondo me, di altissimo livello, anche molto, come dire, goliardica, con anche i prossimi tre autori della serie. E questo lo dico perché voglio sottolineare proprio il lavoro di squadra che c'è dietro questa operazione. C'è un'idea di memoria pubblica condivisa, che vedo che anche grazie a Marzia di Arcivaldarno. Che mi sembra perfetta la definizione di memoria e anche di storia, nel nostro caso che cura, cioè che si occupa di e che vuole curarsi del presente in ottica appunto, di costruzione di una comunità più inclusiva, più aperta, più autoriflessiva, eccetera, eccetera. Sul versante, allargando appunto di uno il cerchio concentrico, sul versante addetti ai lavori, ho trovato almeno due atteggiamenti con tutte le zone grigie del caso. C'è, cioè, da un lato enorme curiosità, interesse, stima, appoggio, sostegno anche dall'esterno, anche tutto un mondo molto strutturato in accademia, per cui diciamo teoricamente più corporativo, isolato, insomma, nelle torri d'avorio, che invece ritiene, ci ha manifestato appunto sostegno e solidarietà, ritiene necessaria questa operazione, e lì e le ringrazio tutti per davvero, nel senso che poi non è come dire, una scelta aprioristica, cioè io e la terza non vogliamo che nella collana scrivano solo persone collaterali rispetto a esperienze più tradizionali di accademia, però finora è così e sarà spesso così, perché sono esperienze che vogliamo valorizzare, perché tanta cultura passa anche fuori ormai dai circuiti, diciamo, novecenteschi, ed è bello che sia così. Poi arrivo ai media, perché è la parte più importante per il dibattito pubblico, ma servono anche le altre. Visto che ci sono connessi e connesse e vedranno questo incontro persone comunque che fanno militanza culturale, vorrei soffermarmi un secondo sull'altra metà, diciamo, che poi non è una metà, sono piccoli tiratori scelti isolati, invece di quelli che sono critici in malafede. Perché abbiamo anche avuto delle belle discussioni, penso a un'intervista che ho avuto con Giuseppe Sergi, un grande medievista, o una che ho avuto con Mirko Carattieri, che è direttore generale dell'Istituto Parri, sul fatto, la dico male, del rischio di parlare ai convertiti, cioè di scrivere per chi già sa o già crede di sapere. E io, perché difendo questa operazione, dico che secondo me, anche se fosse vero che arriviamo solo a quelli che già la pensano come noi, tra un milione di virgolette, sarebbe, credo, molto necessario e utile farlo, nel senso che comunque non tutti di mestiere fanno gli storici, per cui avere in 130, 140, 150 pagine
un vademecum, un manuale di autodifesa che ti spiega qual è lo stato dell'arte della ricerca, no? E cosa è giusto sapere di quel determinato argomento lì, sarebbe utile anche solo per i convertiti. Io in realtà credo che noi arriviamo un po' più in là. Stiamo arrivando anche persone incuriosite che si facevano quelle domande, così. Insomma, i numeri mi sembra che ce lo dicano. Dicevo, i critici in malafede, e invito tutti quelli che ci ascoltano e quelle che ci ascoltano a stanarli, quello che ci hanno detto da due o tre parti, non sono di più, è voi raccontate questa operazione come un'operazione oggettiva, ma voi siete di parte. La cosa che fa sorridere è che tutti noi, quattro autori finora usciti, abbiamo sempre dichiarato da che parte stiamo. Abbiamo sempre dichiarato la nostra convinta fede antifascista. Ma questo, come dire, non toglie, cioè, no, 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 non ci impedisce di lavorare seriamente sulla materia su cui lavoriamo. Noi abbiamo delle nostre convinzioni da cittadini, da persone, da studiosi, siamo dei soggetti, la storia oggettiva non esiste semplicemente perché è fatta da soggetti, e dichiariamo dove stiamo, dopodiché scriviamo di quello di cui scriviamo. La cosa su cui vi invito a stanare i critici in malafede, ma non tanto dell'operazione editoriale nostra, ma in generale, è che quelli che si riempiono la bocca della storia oggettiva spesso sono proprio quelli che non dichiarano mai da che parte stanno. Non dichiarano mai cosa pensano loro, non dichiarano mai perché loro, per esempio, scrivono solo di RSI, o perché loro, per esempio, hanno un astio anticomunista che da dove deriva, da dove deriverà, se non dalla sua esperienza biografica. Che tutte queste cose qua, non so come dire, cioè io sono perfettamente consapevole del fatto che i temi di cui mi occupo e gli interessi che ho hanno, come dire, vengono dalla mia esperienza di studio, di vita, di confronti, di incontri, eccetera, eccetera. L'importante è saperlo dichiarare, l'importante è discuterne, parlarne, cioè metterlo sul piatto, no, della discussione. Scusa Andrea se vado lungo. Ultima cosa, però veramente vi invito, perché la storia oggettiva non esiste, ma non esiste, non, cioè, ma manca una cronologia oggettiva, cioè fatta dalle persone che scelgono di cosa parlare, come parlarne, che aggettivi usare, eccetera, eccetera. La questione stampa, che è in realtà la più importante, il libro di Eric è stato un terremoto, nel senso che molti di voi magari l'hanno visto l'anno scorso. Io l'anno scorso sono andato a TG3 Linea Notte e ho detto le cose che tra di noi ci diciamo, cioè alla domanda perché non si è mai parlato delle foibe, eccetera, eccetera, io ho detto ma se ne parla fin troppo per quello che è stato. E ho spiegato perché il milione di morti d'occupazione antifascista della Jugoslavia, eccetera, eccetera. Quelli sì, rimossi e tutto quanto. Mi è stato detto da più parti che un intervento del genere sui media, mainstream, in 15 anni giorno del ricordo, non si era mai visto. È una cosa che io ho detto in qualche minuto, la trovate online. Scusate questo riferimento autobiografico per dirvi che quest'anno, con il libro di Eric, il dibattito è stato spostato di chilometri, cioè di colpo. Tutta la narrative neofascista che ha dominato per almeno 15 anni, diciamo, tutta la stampa borghese, le TV, eccetera, eccetera, era sulla difensiva. Cioè, doveva dire, eh sì, abbiamo gonfiato le cifre, dire o non dire, abbiamo gonfiato le cifre, non abbiamo mai raccontato dell'occupazione e dell'italianizzazione dei territori di confine. Cioè, nel senso, era in imbarazzo. E per cui si è tornato a parlare di storia in maniera seria, anche se Terghi è stato minacciato, insultato, lo sappiamo, però io credo che abbia avuto un impatto importantissimo sulla memoria pubblica del paese. Il libro di Chiara, con un passo diverso, perché è uscito inizio marzo, puntando anche il 25 aprile, per cui da 2 mesi di tempo, sta arrivando, come dire, molto bene, come una piccola alluvione positiva. Sta andando anche, ha già avuto 2 ristampe, il libro di Chiara sta andando anche molto bene e sta diventando veramente il manuale da brandire dopo 20 anni di pansismo di nuovo sulla difensiva, come dicevamo prima. Del mio non parlo per ovvie ragioni, ma poi ripeto, il mio è stato un po' l'apertura della serie, soprattutto è stata un'occasione per discutere con tantissime realtà locali e ti ridò la parola, ho parlato tantissimo.
Quello di Francesco, che è uscito da pochi giorni, ha già fatto incazzare alcuni alfieri del sovranismo e questa cosa ci fa molto piacere perché, come dire, l'obiettivo è stanare anche loro. Adesso avrà due belle presentazioni con Iacona e con Saverio Tommasi, per cui sicuramente farà ribollire appunto gli animi neri o come dire, convintamente tricolori che nella mia testa sono per la maggior parte nostri avversari o nemici. C'è una domanda di Massimo Cortesi, se vuoi leggerla tu? Allora, una cosa, non è che mi disturba, che parli tanto, se ti abbiamo chiamato per questo, quindi No, è che grazie per quanto ti stai mettendo a mi disposizione. accendo. No, ma grazie, se, cioè, grazie per la generosità con cui ti stai mettendo a disposizione. Sì, Massimo chiede, allora, il movimento antifascista si trovò di fronte l'8 settembre ad una popolazione politicamente analfabeta. E sicuramente questo fu un grosso problema su cui si agì costruendo formazione durante la Resistenza ed almeno fino a metà degli anni 70. Con la perdita dei grandi luoghi di lavoro e formazione, con il crollo del rapporto fiduciario dei grandi partiti, le teorizzazioni dei partiti leggeri, di quelli padronali, stride, forse sì, stride il paragone tra l'allora analfabetismo politico e quello attuale che permette appunto la crescita delle destre e del negazionismo, secondo te? Ma diciamo che allora, questa è una domanda che mi permette di dire che ci stiamo avviando alla conclusione, perché poi è fisiologico, lo vedo da una decina d'anni, che legittimamente dal pubblico, prima reale, adesso virtuale, emergano domande che spingono sempre di più verso il cosa facciamo oggi, come leggiamo l'oggi. Dichiaro appunto che io a un certo punto da studioso divento cittadino, nel senso che l'oggi lo posso leggere attraverso il prisma della memoria pubblica che abbiamo, della storia di cui mi occupo e su quello sono, diciamo, abbastanza studiato, come si dice, cioè ci lavoro su, però sull'oggi sono un qualunque cittadino, anche piuttosto goffo, come dire, nell'usare categorie politologiche e dintorni. Sicuramente colgo la provocazione di Massimo, quasi ribaltandogliela, ma appunto per continuare il discorso nelle nostre teste, stanotte, domani, eccetera. Io penso che se proprio in quel contesto lì, pensiamo al caso italiano, no? Dopo 20 anni di fascismo, quella generazione che era nata e cresciuta sotto il fascismo ha saputo seguire in parte, ovviamente gran parte di quella generazione se è stata, cioè, aderito ai bandi di Salò, è andata dove gli viene detto di andare, al massimo si è imboscata nel granaio di famiglia o nella casa di campagna, eccetera, eccetera. Però una parte sostanziosa di quella generazione lì, comunque stiamo parlando, se guardiamo la storia dalla fine, di centinaia di migliaia di persone e fin dall'inizio diverse decine di migliaia, nonostante tutte queste premesse, sceglie di seguire questo istinto alla libertà e si alfabetizza politicamente, per rispondere a Massimo. È vero tutto quello che Massimo dice, cioè nel senso c'è una disillusione totale, complice anche, come dire, la sporcizia della politica degli ultimi 40 anni, e tutto quanto. Io penso, chissà che fiori potrebbero nascere da questo letame, se da quell'etame lì è nata l'esperienza più straordinaria di 160 anni d'Italia Unita. E io, insomma, chi mi segue lo sa, sono sempre stato, come dire, super ottimista nei confronti dell'energia giovanile, ormai dalla generazione precedente ai giovani di oggi, ai giovani di oggi. Ritengo che uno dei drammi più insanabili dell'era Covid, dell'anno Covid, sia stato quello di stroncare i Fridays for Future e tutti i movimenti che si stavano
organizzando, stavano trovando una loro forma, chissà quanto si sarebbero poi collegati a quegli altri, a Black Lives Matter, cioè c'era una cosa che stava venendo su dai sedicenni, ventenni di oggi, questa virtualità imposta. Spero di sbagliarmi, sembra che l'abbia un po' stroncata. Sicuramente, ridò la parola a Andrea per avviarci a chiudere, sicuramente la perdita di memoria storica, così torno sul mio, ha influito fisiologicamente su un revival del nazionalismo, che poi ha cambiato nome per prudenza, cioè si chiama sovranismo, però che nazionalismo è di tutta quella merda lì, scusate, che si nutre appunto della memoria dell'Europa nera e che noi cerchiamo di combattere. Questo sicuramente, per cui credo che l'operazione come la nostra, come le vostre, cioè l'idea di continuare a lavorare, di curare la memoria pubblica, possa essere una risposta sul medio periodo a queste pulsioni. Grazie Carlo. Ci sono due ultime considerazioni dal pubblico. Giacomo e anche Mara, che colgo l'occasione per salutare dal confine dell'Isonzo, ci scrive Mara, che a proposito dei convertiti, ha colpito questa cosa di parlare ai convertiti, no? Giacomo dice, tra i quali trovo comunque grosse lacune o stereotipi, e invece Mara, anche i convertiti a volte possono avvertire il bisogno di ristrutturare o rimappare ciò che sanno o sentono istintivamente, rinforzando il proprio sentire e riflettendo sulla base del materiale. E infatti, secondo me, è bellissima la definizione che avete dato sia te che Chiara Colombini durante gli incontri, dei piccoli manuali di autodifesa, no? Ma sì, infatti prima l'ho detto malamente, e grazie a Mara, grazie insomma a questi commenti, nel senso che l'ho detto malamente, nel senso che ho sorvolato, cioè il tema è veramente che non tutti hanno il tempo di occuparsi di tutto, e per cui io lo dico spesso, io credo che il mio lavoro, il nostro lavoro, chi fa il lavoro culturale, sia fondamentalmente un mediatore, cioè. Per usare un'immagine molto chiara, avete visto prima, io prendevo dei libri, vi leggevo dei pezzi, prendevo dei libri, vi leggevo dei pezzi. Perché? Perché io qua ci vivo, cioè nel senso, a parte la vita privata, che è privata, però quando io lavoro, sto qua in mezzo ai libri a studiare queste cose. A parte che è una fortuna, e lo dico a cuore aperto, però è anche una responsabilità, nel senso che, appunto, io, Eric l'ha anche detto pubblicamente, per cui lo ripeto. Io è anni che dicevo a Eric che mi si lamentava appunto del senso comune completamente spanato sul discorso del confine orientale. Tu devi scrivere un libro intitolato E allora le foibe. Cioè per rispondere punto su punto a tutte queste cazzate che circolano. Perché e tutti noi ci lamentiamo, no, del fatto che poi noi siamo esperti di un piccolo segmento e di quel piccolo segmento si parla male. Però a un certo punto tu puoi lamentartene o puoi decidere che quella roba l'affronti. E appunto i convertiti, per usare l'immagine di prima, che dicono: ma io insomma ho letto due robe, mi sono un po' informato, mi sono fatto un'idea. Però una volta che ti arriva in mano appunto E allora le foibe di Enrico Betti o anche i partigiani però di Chiara Colombini, dici: ok, mi piglio 2 o 3 ore. E mi ristrutturo, mi aggiorno, appunto, aggiorno il file, per usare una metafora computeristica, di quello che ho intuito, che ho un po' iniziato a capire. Ma è normale, la conoscenza funziona così, non è che anche il massimo esperto mondiale di un determinato tema si deve aggiornare, ragion di più, appunto, i convertiti che nella vita fanno l'operatore culturale, il barista, il maestro e via dicendo, no? Per cui. Credo che sia un servizio, poi è anche il nostro lavoro, per cui lo facciamo, come dire,
questa doppia spinta, una spinta civile, una spinta anche professionale, anche banalmente quello di cui viviamo, per cui cioè, speriamo che queste operazioni vadano a buon fine e cioè, insomma, abbiano anche successo, però questa cosa qua, l'ho detta velocemente prima, per me è centrale, cioè anche se, che è un'assurdità ovviamente, scoprissimo, dati alla mano, che tutti quelli che hanno comprato i nostri libri già inizialmente erano convinti che sarebbero stati d'accordo, comunque abbiamo fatto un servizio di mediazione, credo, importante. Importante. Non solo di mediazione, secondo me avete trovato uno strumento e proprio la modalità per colmare un po' quel gap di cui si è parlato nei tre incontri, ossia questo grosso stacco tra quella che è la ricerca storica, che come avete detto tutti e tre, certi temi li affronta da sempre, insomma da quando sono successi sostanzialmente. E quella che è invece la divulgazione, la vulgata. Quindi voi proprio come operazione medium, mediatica, state facendo un lavoro di riavvicinamento incredibile tra la ricerca storica e la divulgazione. E con questo ti ringrazio tantissimo Carlo, è stato veramente un piacere. Noi chiudiamo appunto con Carlo Greppi, questo trittico di presentazione della collana Fact Checking di Editori La Terza. E ringrazio il pubblico che ci ha seguito in queste tre dirette. E volevo solo chiudere con un ricordo, visto insomma, che si sta parlando di resistenza, è un'altra resistenza, la resistenza degli anni 90 della città di Sarajevo. La Sarajevo sotto assedio dal 91 al 95. Oggi è venuto a mancare il generale Divjak, che è stato uno dei protagonisti importantissimi della difesa di Sarajevo, resistente, uno jugoslavo, non ha accettato la chiamata etnica. In teoria, secondo la lettura dei nazionalisti del tempo, sarebbe stato un serbo e lui da serbo ha difeso la capitale dei musulmani, quindi è stato un personaggio importantissimo in tutti gli incontri che abbiamo fatto in questi 12 anni di gruppi che abbiamo portato appunto a Sarajevo a conoscerlo e buon viaggio. Mi unisco al buon viaggio. Grazie Andrea, grazie Arci, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Spero che questo sia un seme che si continui appunto a discutere e Grazie Carlo, buona serata a tutti. a riflettere. Ciao.